Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Non fa caldo di più oggi, raga. Letteralmente si muore. Oggi c'era pure l'aria condizionata in treno, ma fortunatamente non era tanto forte perché spesso mi metto un'altra maglia sopra. Sono rientrata a casa, sono quasi le 3. Volevo andare anche al supermercato, ma mamma mia, raga, scusate le condizioni. Ma non ce l'ho fatta perché comunque dovevo tornare a casa perché avevo troppa fame nel mentre mi lavo le mani. Sono andata dal cinese a prendere dei sacchettini di organza che mi servivano per Magical e poi ho preso anche la copertura, speriamo bene, per il parabrezza. Perché raga, al sole la macchina non è cosa, ok che io l'accendo un po' prima e almeno con l'aria condizionata, giusto quei 2-3 minuti però. Io la voglio mettere, infatti io non so se si vede, ma io mi sono abbronzata tantissimo. Oh, perché per il sole, mamma mia, raga, che incubo! Sono andata in stazione stamattina, ho parcheggiato, non ci stava quasi nessuno al ritorno. Ma allora, raga, macchine ovunque, dietro, accanto, parcheggiate di lungo. Mamma mia, però sono arrivata a casa, ce l'ho fatta, prova superata. E poi ho detto, vabbè, mi fermo un attimo dal cinese, prendo queste cose e volevo accompagnare anche mia sorella al lavoro, visto che comunque stavo in giro, però non ce l'ho fatta, cioè ho fatto tardi perché poi dal cinese i sacchettini non c'erano tutti, quindi ho perso un po' di tempo perché oggi il treno ha fatto ritardo, questi capelli orribili. Stasera si esce perché come sempre questa è la settimana dove qui da noi c'è la festa, quindi ci sono i cantanti, quindi si scende anche stasera e anche stasera 3 ore di sonno. Infatti, punto nel pomeriggio di addormentarmi un po', cioè mi vedo proprio scura, raga. Tutto il buio. Sto aspettando mamma che rientra a casa perché non ho capito se la pasta me la devo cuocere. Tipo, non ci siamo riusciti a parlare. Da come ho capito, ha fatto il ragù, se invece me lo devo riscaldare. Quindi l'aspetto tanto 10 minuti e starà qua. Infatti, oggi pomeriggio devo far vedere un ordine ad una cliente. Ve lo faccio vedere pure a voi. Però voglio aspettare un attimo che cala leggermente il sole perché fuori veramente non si può stare. Poi io portando gli occhiali mi dà veramente tanto fastidio alla vista, infatti in macchina devo lasciare gli occhiali da sole. E poi oggi pomeriggio punto di addormentarmi un po', non so ancora cosa mettere per stasera, però vi porterò con me. Mi stavo dicendo, volevo andare al supermercato, però molto probabilmente ci vado proprio domani. E niente, quindi a dopo con il pranzo. Assaggiamo questa pasta, questo ragù con la carne macinata. Questo nel forno riscaldato con la crosta, mamma mia, duro. Io finisco di mangiare nel mentre mi approfitto per editare il vlog di ieri che non ho ancora editato, sono le 3, non ho uscito ancora nessun video. A dopo. Mi sono svegliata da poco, cioè alla fine ho dormito un'oretta e mezza. Sono le 19, mi devo anche muovere perché comunque tra 2 ore e mezza devo scendere. Mi sono svegliata raffreddata, cioè raga, veramente questi sbalzi di temperatura a me mi stanno letteralmente uccidendo. E poi nel mentre mi sono portata avanti anche, mi sono struccata. Vi voglio far vedere un paio di ordini così prima di iniziare a preparare me li chiudo anche perché domani mattina mi sveglio comunque non alle 5 e un quarto ma alle 6 e 20. Ah, si sta bene, un po' di venticello. Comunque vi faccio vedere gli ordini. Mamma mia, raga, questa collana è meravigliosa, guardate qua che bella. Poi è stato ordinato pure il bracciale nudo con il cuore disponibile anche argento, molto particolare. Vi faccio vedere l'outfit di questa sera. Volevo mettermi a mezze maniche, ma raga, si muore, cioè non ce la faccio. Quindi ho messo questo top con questo pantalone, un total black. E poi devo mettermi le scarpe, trucco veramente molto molto easy, ho messo giusto un po' di marroncino, un po' di fondo, rossetto, terra, blush, illuminante e si va! Il vlog continuerà domani, mi sta venendo la tosse, infatti io domani mi sveglierò malissimo, bronchite, sicuro. Ma si muore raga, poco tutta quella gente, mamma mia, quindi va bene così, non fa niente. E quindi nulla, ci vediamo direttamente domani mattina, forse con la clip in stazione. Buongiorno a tutti, oggi è il giorno seguente, mamma mia stamattina KO, ma fortunatamente oggi è venerdì, dormirò.
Dormirò tutta la giornata. Le ultime parole famose. Comunque, con questa mia bellissima maglietta gialla, ieri ho comprato questo. Quindi adesso io lo voglio mettere. Questo qua è per la macchina. Ho preso il più piccolo perché comunque non è grande. Il parabrezza, quindi vediamo un po'. Mi sono dimenticata di portarmi il cavalletto, ma amen, vediamo. Con questa ripresa orribile, però non so, vediamo. Non lo so, conserviamo tutto. Ho ancora 10 minuti, ma passa il treno. Io sto ancora così. Ma poi dove lo devo appendere a questi cosi qua? Prima ho trovato il San Marino. Ma io ho capito che questo si mette così. No, io non ho capito come si mette, sincera. Cioè, dovrei avere un'altra ventosa. Giustamente non lo posso attaccare qua perché poi già la più finestrino. Ok, lo metto qua, ma questo c'è, cioè, parte non regge, lo metto qua, ma qua non ho un filo da poter appoggiare e neanche qua ho un filo. Cioè, sul disegno poi, cioè, è solo così. Quindi si mette così, l'ho messo bene. Non lo so. Sono rientrata a casa, comunque vi devo dire, sono andata anche a fare una mini spesa che vi faccio vedere, ma mi devo legare questi capelli perché mamma mia, non li sopporto più e poi oggi mi faccio uno shampoo. Oggi è una giornata, diciamo, un po' più tranquilla, vi devo far vedere sempre qualche ordine che nel mentre è arrivato stamattina, ve lo faccio vedere. Sono andata da Extra, strada facendo, ma ultimamente era l'unico supermercato, diciamo, più vicino casa che portava sempre novità, ma nell'ultimo periodo niente. Però una cosa nuova l'ho trovata, l'ho pagata un casino, però non fa niente, ve la faccio vedere. Poi ho mangiato, ma ragazzi, proprio KO, ho mangiato pasta con pisellini e prosciutto cotto. Oggi non uscirà nessun nuovo video, anche se riesco ve lo faccio uscire, ma non lo so. Perché lo deve editare, lo stavo editando, però poi si sono seduti vicino a me, è arrivato il treno, non avevo le cuffiette, cioè devo vedere come devo collegarle anche a questo telefono e quindi poi non ho editato più, poi il treno troppo rumore, quindi voglio, quando edito voglio stare comunque, diciamo, tranquilla. Era il treno nuovo, allora è molto silenzioso e ci stava. Stamattina avete visto l'aneddoto, mamma mia raga, nell'applicare quel... Come si chiama? Quella protezione? No, non è una protezione, come si chiama? Vabbè, quello che abbiamo applicato. Al ritorno devo dire che la macchina era calda, ma non scottava tipo come ieri quando non l'avevo messo, quando non c'era. Quindi diciamo che il suo lavoro al 50% lo fa. L'importante è che quando entro, ovviamente non troverò mai la macchina fresca, però leggermente sopportabile. Quindi adesso andiamo di là, vi faccio vedere, lo svuota la spesa, vi metto una maglietta perché non vado bene così, anche se fa caldo, ma non va bene andare avanti e indietro con la canotta. Quindi andiamo di là. Qui per la luce, ma alla fine accendendola non è che cambia qualcosa, ma vi faccio vedere giusto quello che ho preso velocemente. Ho speso 10 euro. Lasciamo stare. Allora, ho preso dell'Aya i Nuggets. Li ho presi perché ho salsa Calvé, che mi sfugge il nome. Vabbè, comunque mi sfugge il gusto, però ho voluto prendere nuggets così che domani, no, non so, domani, sì, può essere, li faccio e li proviamo insieme proprio con quella salsa, perciò li ho presi. Poi nel frigo ho preso queste. Ho trovato solo la confezione da 4. Pagate 5 euro, ragazzi, 5 euro. Milk Pro sono delle barrette proteiche a 40 grammi, snack fresco al cacao. Appena le ho viste ho detto no, queste sono una novità e devo assolutamente provarle. Per 40 grammi hanno 230 calorie, grassi 17 grammi, carboidrati 9,7 e proteine 10. Però a volte per uno snack fresco ci sta. Però 5 euro, alla fine, ciao bella.
I miei adorati succhi che finalmente metto in frigo. Ho preso due San Benedetto, questi qua zero frutti rossi, ne ho presi due e poi ho preso quest'altro qua Macedonia che era buono. Sì raga, proprio una spesa easy, se ne sono andati 10 euro, 10, vabbè. Questi qua l'altra volta stavano in offerta a 0,50 e questi qua invece stavolta stavano a 0,60 centesimi. Quindi metto in frigo, faccio vedere gli ordini e ci vediamo direttamente dopo. Comunque raga, prendo il frigo, ho visto che mamma l'ha messo in frigo, è l'ultimo, e quindi lo voglio provare. Purtroppo, scusatemi, ma in casa mia in inverno non c'è luce, in estate siamo chiusi dentro perché il sole, cioè, entra troppo sole, quindi siamo chiusi dentro, quindi non ci sarà mai un'alternativa. Proviamolo, vediamo se cambia qualcosa. L'abbiamo provato nello scorso video. No, ben buonissimo, perché il cioccolato sopra, diciamo, si indurisce leggermente, ma è buonissimo. Allora prendeteli e metteteli in frigo. Allora, stavo iniziando a preparare un po' tutti gli orecchini, scusatemi per la luce ma dovrei andare fuori, però poi non mi sentite parlare, ma sono uno più bello dell'altro. Poi stavo preparando questi altri qua che li stavo sistemando un po' tutti sull'argento, sul dorato. Mi raccomando, seguiteci pure su Magical Jewels, anche su TikTok, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. E qui invece sono tutte le altre cose che ho preparato, anche tutti gli anelli, giusto qualcosina che poi lei deve solo far vedere. Poi un po' misto qua su tutti i campioni che noi facciamo delle collane per mostrare i vari modelli. Un sacco di cose. La pausa, mela.